Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Ho due PC accesi e la lavatrice che sta andando, spero che non si senta nessun rumore di sottofondo. E soprattutto non chiedetemi perché ho una felpa di Twilight Sparkle. Sono domande a cui io non voglio rispondere. Passiamo al contenuto di questo video, perché oggi vi farò vedere gli acquisti che ho fatto a Lucca Comics. Spero che voi abbiate guardato il mio bellissimo video senza alcuna critica all'interno, senza nessuna lamentela che insomma ho fatto ed è uscito prima di questo. Se non l'avete visto, comunque vi lascio il link in descrizione. Per chi non l'avesse visto, vi dico soltanto che non sono stata totalmente entusiasta di questo Lucca Comics, ma ciò nonostante ho comunque comprato delle cose, non molte, due. Però erano due cose che effettivamente non potevo lasciare lì. Come dicevo in quel video, è successa una cosa abbastanza importante. Ovvero, per la prima volta in Italia a una fiera del fumetto c'è stato lo stand ufficiale della Funko Pop. Quindi, oltre ai vari rivenditori che avevano tantissimi Funko Pop, c'era anche lo stand ufficiale. Tra l'altro uno stand anche abbastanza grande e importante, era difficile non vederlo. E lo stand ufficiale della Funko, oltre ad avere i soliti Pop, ne avevano due in esclusiva per il Lucca Comics 2018. Wow! Ovviamente non potevo lasciarli lì, anche perché uno, tra l'altro, era un personaggio che io volevo tantissimo. Ma non perdiamoci in chiacchiere e passiamo ai pop. Il primo che vi faccio vedere è quello che appunto vi stavo dicendo volevo tantissimo, ovvero ta-dan! Cthulhu! Cthulhu era tra i personaggi nelle mie varie wishlist che perennemente c'era, era lì. E per fortuna non l'ho mai comprato, perché almeno ho potuto prenderlo a sto giro nella versione exclusive e con il bollino Lucca Comics 2018. Quindi è una limited edition con un bollino che prima d'ora non è mai esistito, cioè il bollino Lucca Comics and Games 2018 fino ad ora non esisteva. Quindi diciamo che è una bella novità. Come potete vedere, è l'unico della sua serie ed è il numero 03. Come sapete, io non sopporto tirar fuori i pop dalle loro scatole, cioè per me è proprio un abominio. Però in questo caso faccio un'eccezione per farvelo vedere meglio, quindi unboxiamolo. Eccolo qui in tutto il suo splendore, la sua bellezza. Questo è il retro. Io lo trovo bellissimo, è ben fatto, ma come quasi tutti i pop. Devo dire che tra l'altro è anche molto più pesante rispetto ai pop che ho, non so quale sia il motivo. Mi piace tantissimo, adoro come sia stato realizzato. L'unica cosa che forse potrei trovare di negativo tra virgolette è il colore. Infatti il Cthulhu normale che ho sempre visto tendeva più al verde, quindi al colore con cui tipicamente è rappresentato Cthulhu. Questo è un verde che tende più all'azzurrino. Spero che dalla telecamera si capisca bene il colore, altrimenti dovrete fidarvi delle mie parole. È l'unica piccola pecca che trovo, ma perché per il mio gusto preferivo il colore più verde che più rispettava l'originale. Però direi che posso dormire serenamente. Tra l'altro scrivetemi nei commenti quanti di voi conoscono Cthulhu, perché io ero convinta che fosse una creatura conosciuta da quasi tutti, invece mi sto rendendo conto che pochissimi sanno chi sia Cthulhu, quindi sono curiosa di sapere quanti tra di voi sanno chi è Cthulhu. Per farvi una breve spiegazione, Cthulhu è una semidivinità aliena che è scesa sulla Terra ma che è in uno stato di sonno profondo, una semimorte diciamo, e potrà svegliarsi dal sonno soltanto con una giusta congiunzione astrale. Ovviamente queste cose sono raccontate nel libro di Lovecraft che appunto parla di Cthulhu, i miti di Cthulhu. Ho dimenticato di specificarvi questa cosa. Insomma, lui si nutre di incubi umani e la gente che lo venera sono solitamente persone folli, pazze, anche perché il culto stesso prevede dei terribili sacrifici umani. Non chiedetemi perché io sia affascinata da una creatura del genere, non lo so, mi piace tantissimo, mi piace soprattutto come è fatta fisicamente. Quindi eccovi spiegato Cthulhu, se siete interessati comunque in internet trovate tutte le informazioni che lo riguardano. Comunque questa è un pop in versione standard, infatti l'ho pagato 20 euro, che come prezzo non è male, perché appunto un pop standard di solito costa sui
10-15 e quelli in esclusiva di solito sui 20-25, quindi il prezzo è stato super onesto e sono contentissima di averlo preso. Il secondo acquisto che ho fatto, sempre allo stand della Funko Pop, è invece un movie scene, ovvero quei Funko Pop che rappresentano una scena di un film. E sto parlando di Hulk contro Loki. Anche qui possiamo notare il bollino e il bollino Lucca Comics. In questo caso però voglio specificare che questo era in esclusiva Walgreens, è stato importato in Italia con il bollino Lucca Comics proprio per questo evento. Quindi è probabile che lo stesso pop lo ritroviate sia con il bollino Walgreens che con il bollino Lucca Comics. Questo è il retro della confezione ed è il numero 362. Questo devo dire che è un peccato tenerlo nella scatola perché Hulk è Bubblehead, quindi ha la testa che si muove, ma non importa perché io lo terrò comunque chiuso nella scatola. Ora ve lo apro per farvelo vedere. Eccolo qui. Come vi dicevo, Hulk è Bubblehead, è veramente ben fatto e la scena si riferisce al film Infinity War, dove appunto Loki, poverino, fa subito una bellissima figura nei primi 2 secondi di film. Povero Loki. Comunque, questo è il primo movie scene che compro, non avevo mai preso uno prima. Questo è il retro e onestamente lo trovo bellissimo. Questo l'ho pagato 40 euro. Onestamente non ho idea del prezzo di un movie scene standard non exclusive quale sia, però in ogni caso 40 euro per un pop del genere direi che è onestissimo. Cosa che mi ha stupito perché tutti gli altri pop standard non esclusivi proprio normali erano a prezzi esorbitanti, ma di questo ne ho parlato nel vecchio video e non voglio ritornare insomma su quel discorso. Se vi va potete andarlo a rivedere. Su questo non ho molto da dire perché onestamente l'ho preso proprio più per il fatto che fosse esclusiva Lucca Comics, mentre per Cthulhu diciamo che sono stata più fortunata perché sì, oltre a essere esclusiva mi piaceva proprio molto anche il personaggio in sé. Quindi ragazzi, questi sono i miei 2 acquisti, gli unici 2 acquisti di tutta Lucca Comics. Sono felicissima che ci sia stata questa novità, che abbiano deciso appunto di fare dei pop esclusivi solo per il Lucca Comics. Considerate che io sono entrata nello stand della Funko il primo giorno, perché grazie a Dio non c'era tanta gente, e meno male che ho deciso subito di comprarli e di non aspettare, perché ragazzi io l'ho preso di mattina e verso le 1:30-2 avevano già finito tutto. Ovviamente intendo le scorte che avevano per quella giornata, perché ogni tot di giorni ne potevano mettere fuori un numero limitato, altrimenti rischiavano veramente di finire tutto già il primo giorno e le persone che sarebbero arrivate dopo insomma rimanevano con niente in mano. Tra l'altro questi pop esclusivi se ne potevano acquistare massimo 3 per cliente e anche questa la trovo comunque una cosa abbastanza giusta, appunto perché se arriva una persona che insomma li compra per tutti gli amici, il quartiere, i cugini eccetera, poi gli altri rimangono senza, non sarebbe giusto. Fatemi sapere nei commenti quale dei due vi piace di più e se voi li avreste comprati o se addirittura li avete proprio comprati a Lucca Comics. Attendo come sempre i vostri pareri qui giù nei commenti. In descrizione vi lascio il link per andare a vedere appunto il video che ho fatto su Lucca Comics, che è un vlog con alla fine le mie considerazioni, il mio parere sull'evento, il link per potermi seguire su Instagram e il link per potermi offrire un caffè virtuale su Ko-fi. Vi ringrazio come sempre di essere rimasti con me anche in questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!